un brevissimo tempo per una cerimonia che è assolutamente significativa. Prima di concludere ancora in musica, ci sarà il gran finale con i due maestri, perché consegniamo alle amministrazioni interessate questi QR code, che saranno quelli che i cittadini, turisti, viaggiatori potranno inquadrare e collegarsi al sito e avere tutta una serie di informazioni. Vi potrà sembrare banale, ma dietro tutto questo, dietro questo codice a barre, c'è un lavoro veramente importante. Quindi pregherei tutti i vari amministratori coinvolti di avvicinarsi, così siamo più veloci. Se Daniela Di Cioccio, che è il prefetto del Rotary Club Sulmona, mi dà una mano, anzi la ringrazio per questo. Allora, ci sono quattro siti del, per quanto riguarda la zona di Sulmona, il comune di Sulmona, quindi recuperiamo la presenza del presidente del consiglio Cristiano Gerosolimo, che mi, eccolo qua, insieme all'assessore Cadia D'Inizio, per la consegna appunto all'amministrazione. Due vanno a, in particolare Sant'Onofrio, e Santa Maria in Criptas, eccoli qua. Oh, gli altri due, aspetta, restate qua, perché gli altri due li vogliamo consegnare al dottor Cavallini della sovrintendenza, abbazia e chiesa, eccolo qua, c'è un delegato, direzione regionale musei, prego, prego, si e prenda i due che sono abbazia, questi, no, sono questi due qua. Eccolo qua, abbazia e Santa Maria al Morrone, questi sono del comune. Due, allora abbiamo recuperato la sua presenza, presidente, siamo molto contenti, ci mancherebbe, abbiamo capito, ci mancherebbe. Grazie. Allora, per quanto riguarda Collemaggio, la Basilica di Collemaggio, invitiamo Don Carmelo Pagano Le Rose a ritirare il QR code. Grazie Don Carmelo. Rocca Morice a tiro di fotografia, grazie. Rocca Morice, c'è il sindaco Alessandro Dascanio che ritira, grazie sindaco della presenza e dell'aiuto, tre QR code per i tre siti che sono coinvolti come luoghi celestiniani all'interno delle vie di Celestino. Per la foto e per i fotografi, grazie sindaco Alessandro Dascanio. Caramanico Terme, c'è l'avvocato Sciambra, eccolo qua, grazie, per due siti in rappresentanza del sindaco Luigi De Acetis. Prego avvocato, può ritirare, foto di rito, un applauso perché il momento per noi è significativo, importante, grazie. Per quanto riguarda Isernia, c'è un sito per la cattedrale, Emilia Vitullo, se può ritirare per favore, eccola qui, se può ritirare il QR code, la ringraziamo, grazie, foto, e beh, Isernia come sapete luogo di nascita, poi vabbè ci sono tante, Isernia, Sant'Angelo Limosano, se ne dice, però Isernia vanta questa importante nascita di Pietro Angelerio, grazie Emilia Vitullo, grazie. Prato La Peligna, c'è il sindaco qui con noi, Antonella Di Nino, che ritira per due siti, per due siti, grazie sindaco, eccoci qua, foto, grazie sindaco, grazie, grazie. Castel di Sangro, richiamiamo il consigliere Tarantelli, eccolo qua, per un sito anche su Castel di Sangro, luogo celestiniano, consigliere provinciale delegato dal sindaco Caruso, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Prego, grazie consigliere Tarantelli. Campo di Giove, il sindaco Michele Di Gesualdo che invitiamo qui e ringraziamo anche lui per la presenza, a ritirare il QR code. Grazie sindaco, benvenuto, eccolo qua. E chiudiamo, grazie, con Palena per un sito in rappresentanza del sindaco Claudio De Emilia, cioè Anna Maria Como, che ringraziamo e consegniamo il QR code. Grazie, grazie. Allora, brevissimamente, i tre presidenti Rotary dei tre club, Isernia c'era un impegno concomitante e non è potuto essere con noi il club di Isernia, ma è come se ci fosse.
Invito Patrizia Masciovecchio, presidente del Rotary Club dell'Aquila, Alberto Villani, presidente del Rotary Gran Sasso dell'Aquila, Franca Colella del Rotary qui di casa di Sulmona, e io inviterei anche gli incoming, cioè i presidenti del prossimo anno, perché loro hanno fatto tutto questo e adesso finiscono il loro mandato. Nel club service è così, si passa la mano ai prossimi. Quindi c'è la ratta di Sulmona, prego, l'incoming dell'incoming è la dottoressa Rosa Persia, insieme al governatore. Brevissima, anche perché il pubblico vuole ovviamente questo momento musicale che ci ha coinvolto e ci ha emozionato, però insomma, dopo tutto questo sforzo, iniziamo da Alberto. Alberto, Rotary Club Gran Sasso. Un ringraziamento brevissimo, perché veramente le emozioni che ci hanno donato i maestri sono state più di qualunque altra parola. Un ringraziamento sicuramente alla tenacia di Franca, perché ha voluto, ha fatto, è nato tutto così all'improvviso, ma vedere poi le cose che abbiamo fatto sia il 31 maggio oggi e soprattutto i progetti che andremo ancora a fare sarà davvero da seguire, delle vie di pace e di perdono da continuare a seguire. Grazie a tutti. Patrizia Masciovecchio, Rotary Club L'Aquila. Grazie a tutti, sono veramente contenta di questo progetto che oggi diciamo si conclude, ma non si conclude assolutamente, perché continuerà, sicuramente gli incoming lo continueranno. Abbiamo lavorato molto, abbiamo contribuito un pochino a portare la figura di Celestino anche in luoghi lontani dalla cultura di Celestino, ragazzi di Vasto, di Pescara, di Roseto, che hanno parlato molto molto profondamente di Celestino, e poi questa splendida serata con questa musica e questo luogo fantastico. Grazie a tutti e un grazie particolare a Franca. Grazie. Chiudiamo con la padrona di casa, con Franca Colella, presidente del Rotary Club di Sulmona. Prego Franca. Vi ringrazio per i ringraziamenti, è un gioco di parole, ma io da sola non avrei potuto fare assolutamente nulla. Grazie a tutti i soci dei Rotary che attraverso i loro direttivi ci hanno animato e ci hanno autorizzato questa iniziativa. Grazie alla Rotary Foundation, e c'è qui il governatore, a suo nome ringrazio la Foundation che ci ha finanziato, ringrazio la provincia dell'Aquila che ha finanziato il concorso per le vie di Celestino, ringrazio la BCC, in particolare nella persona del past president Maria Assunta Rossi, futuro presidente Rotary Sulmona, e consegno agli incoming il compito di continuare questo cammino per le vie di Celestino, sempre accompagnati da Angelo De Nicola, che ormai è un nostro grande sostenitore. Grazie alla curia di Sulmona, al vescovo, anche se stasera non è presente, perché ha finanziato il nostro bando nelle scuole e ci ha accompagnato in questo percorso. Grazie a Don Carmelo e Rose, grazie a tutti. Allora, chi mi conosce lo sa, sono anni che predico per quanto riguarda Celestino e le nostre grandi emergenze di unirci, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Mi pare che questo di questa sera sia stata una esemplificazione di questo, veramente, se insieme possiamo fare cose straordinarie, se ci uniamo, perché abbiamo bisogno di unirci, abbiamo bisogno di combattere e vincere questa battaglia. Grazie a tutti, grazie.